Nicolo Surdo per il ricco intervento approfondito come al solito e passo la parola ad Alessandro Leoni del Partito della Rifondazione Comunista e del direttivo della rivista Essere Comunisti. Ma io voglio essere molto più breve del compagno Surdo, anche perché molte delle cose sono state dette proprio diciamo da lui, che ha fatto una ricostruzione degli avvenimenti dal 45 in poi, giustamente anche però spingendosi ad alcuni avvenimenti precedenti che non sono solo elemento diciamo di storia, ma che hanno anche un loro peso politico nell'oggi. Il riferimento per esempio ai rapporti di debolezza che talvolta la Russia ha espresso nella sua storia sono anche per esempio legati alla vicenda propriamente dell'Ucraina. Nel 1918, cioè molto più vicino a noi, la Russia uscì dopo la rivoluzione d'ottobre dalla prima guerra mondiale con l'accordo di pace con le potenze centrali di Brest-Litovsk, e fu una pace pagata ad alto prezzo, anche perché l'intervento del precedente ministro degli esteri della Russia bolscevica, che aveva deciso diciamo di sospendere la guerra unilateralmente, solo i tedeschi non erano d'accordo, per cui voglio dire, quando poi il governo sovietico fece finalmente il trattato di pace con la Germania e i suoi alleati, i tedeschi erano arrivati quasi a Pskov, quasi voglio dire alle porte di Leningrado. Questo per dire che per esempio l'Ucraina passò sotto il controllo, tutta l'Ucraina passò sotto il controllo della Germania, la quale allora organizzò l'Ucraina in uno stato fra virgolette indipendente sotto la direzione di Plechura e Bandera, che organizzarono appunto un regime sostanzialmente filo tedesco. Questi sono elementi storici che credo che ogni ucraino che sappia leggere e scrivere e abbia fatto diciamo le elementari lo sappia, diciamo, questo passaggio storico. Ho fatto questo riferimento per significare come la vicenda ucraina sia una vicenda diciamo complessa, e la stessa rapporto per esempio con la Polonia, che insieme alla Francia e alla Germania sono stati i paesi occidentali che hanno diciamo trattato con il governo di Kiev. La Polonia nel 1919 aggredì la Russia sovietica spingendosi fino a oltre Kiev, salvo poi dover diciamo rinculare di fronte alla controffensiva dell'Armata Rossa, no? Questo è per spiegare anche come diciamo le vicende militari obiettivamente non sono derivate esclusivamente dalla volontà astratta di Mosca o della Russia, e della Russia sovietica in particolare, ma siano state anche il prodotto di una situazione determinata diciamo non solo non dalla Russia ma contro la Russia. I territori dell'Ucraina diciamo occidentali passarono alla Polonia con il trattato di Riga del 1921. Guardate, quella divisione dell'Ucraina e lo spostamento del confine della Polonia molto a est venne criticato da un esponente imperialista, era stato viceré delle Indie Carson, il generale Curzon, che obiettivamente non può essere imputato di molte cose salvo di essere di sinistra e tantomeno comunista, ma essendo una persona diciamo informata dei fatti fece notare che uno spostamento così a est dei confini della Polonia avrebbe evidentemente reso più fragile lo Stato polacco, e questo poi voglio dire si manifestò qualche anno dopo, quando la Polonia, pur essendo stato il primo paese dell'Europa nel 1935 a fare un trattato di alleanza con la Germania, Piłsudski-Hitler nel 1935, poi sulla questione
di Danzica, dopo anche diciamo, il mutamento degli equilibri europei in generale derivati dalla liquidazione della Cecoslovacchia, a cui la Polonia partecipò insieme alla Germania nello smembramento della Cecoslovacchia, e la Germania diciamo andò a incassare anche dalla Polonia, e da lì poi diciamo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, preceduto da un accordo tra la Germania e la Russia Sovietica, il famoso patto Ribbentrop-Molotov, dove l'Unione Sovietica, oltre a ottenere di non essere coinvolto nel conflitto che stava ormai per scoppiare, ottenne anche che nell'eventualità che la Germania avesse occupato la Polonia, il limite dell'avanzata delle truppe tedesche verso est veniva diciamo fissato sostanzialmente su una linea di fiumi che permettevano all'Unione Sovietica non solo di avere le truppe tedesche non a 100 km da Minsk e poi diciamo sulla strada di Mosca, ma soprattutto la Russia poteva recuperare quei territori che con il Trattato di Riga la Polonia li aveva portato via, ed erano essenzialmente i territori diciamo di cui oggi si parla, cioè l'Ucraina cosiddetta occidentale. Ho fatto questo excursus storico solamente diciamo per chiarire che una visione unilaterale dell'aggressività diciamo presunta della Russia e dell'Unione Sovietica è gran parte il frutto diciamo di una propaganda che cerca di coprire le aggressività reali che sono state quasi sempre dall'Occidente verso l'Oriente e non viceversa. Però al di là di tutto questo, io credo che noi non si comprenderebbero gli avvenimenti ucraini di questi mesi senza tenere presente un fatto fondamentale che ha poco a che vedere con la storia passata, ma che affonda le proprie radici nella storia recente, direi quasi nella cronaca diciamo vicina a noi. Da una parte evidentemente il fatto della dislocazione dell'Unione Sovietica, che ha obiettivamente colpito non solo i rapporti di equilibrio strategici fra i paesi, fra gli stati e fra i blocchi, ma assolutamente ha creato anche un altro fattore, un'egemonia culturale e ideologica del modello occidentale, perché se noi non teniamo presente questo elemento rischiamo diciamo di non comprendere la passività o addirittura l'adesione di una parte della popolazione a operazioni che sostanzialmente sono messe in campo contro gli interessi delle stesse popolazioni, perché è evidente che i problemi sociali molto pesanti che l'Ucraina vive, soprattutto dal 90 in poi, non verrebbero certo risolti dall'Unione Europea, che sta creando miseria e povertà laddove invece tutto sommato fino a qualche anno fa, voglio dire fino a qualche decennio fa, questa era la parte più ricca del mondo, indipendentemente poi fosse il prodotto dell'imperialismo o di altro. Però prendiamo la fotografia: l'Europa, l'Unione Europea era sicuramente una delle zone più ricche del mondo, anche rispetto agli Stati Uniti, perché i disequilibri sociali degli Stati Uniti d'America non erano presenti nella stessa misura e nella stessa diciamo forma in Europa, nell'Europa occidentale. Negli ultimi 10 anni non c'è bisogno io diciamo di raccontarvi quello che sta succedendo in Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo, per non parlare della Grecia, che ancora voglio dire esiste solo sulle carte diciamo geografiche attaccate alle pareti delle scuole. E dunque sarebbe abbastanza strano ipotizzare che l'Unione Europea, che sta diciamo massacrando lo Stato sociale, che sta massacrando i livelli di vita e di dignità del lavoro nei propri paesi, arriva in Ucraina e porta benessere, democrazia, libertà e soldi per tutti. Cioè questa voglio dire è roba che credo nemmeno un drogato potrebbe diciamo
pensarlo, anche nei momenti più felici, diciamo, dell'iniezione. Però c'è un però, è che il modello di vita occidentale è diventato, diciamo, il punto di riferimento di larghissime masse nel mondo. Guardate, anche nel terzo mondo. E questo evidentemente è derivato da una serie di questioni. Da una parte, perché le esperienze del socialismo reale, che si basavano su un'ipotesi di una società perfetta, mentre invece la perfezione non esiste sul pianeta Terra, si può essere meglio, si può essere peggio, ma le contraddizioni fanno parte della realtà. E quella società perfetta che veniva proposta, sto parlando, diciamo, all'inizio dei regimi del socialismo in Europa e nella stessa, diciamo, Unione Sovietica, si sono poi scontrati con la dura realtà. E senza negare i progressi che sul piano economico e sociale, culturale, quei regimi avevano messo in campo, ma sicuramente il livello, diciamo, di aspettativa che era stato sollecitato non fu assolutamente, diciamo, corrisposto. Senza contare che in molti di quei paesi i partiti comunisti erano partiti estremamente limitati, anche perché erano stati sottoposti a repressioni particolarmente dure. E questo lo sto parlando dei regimi fascisti o nazisti, sto parlando anche prima, ad esempio in Polonia i comunisti erano fuori legge già durante, voglio dire, il regime di Pilsudski e poi il regime dei cosiddetti colonnelli polacchi, per non parlare dell'Ungheria fascista, dove dopo l'esperienza di Béla Kun i comunisti non furono messi solo fuori legge, ma erano perseguitati. Insomma, in tutta l'area dell'Europa orientale, salvo l'isola della Cecoslovacchia, tutti quei paesi erano sottoposti a regimi fortemente reazionari, conservatori e repressivi, soprattutto nei confronti dei comunisti. E dunque, quando, diciamo, nel 1945 l'esercito sovietico eliminò la presenza tedesca e dei regimi collaborazionisti, tra gli altri tra i regimi collaborazionisti va tenuto conto in Ucraina, così come nei paesi baltici, Lituania, Estonia e Lettonia, diciamo, l'adesione al collaborazionismo con i nazisti non fu un fenomeno marginale, e direi addirittura che nei confronti, per esempio, dei pogrom anti-ebrei, addirittura sono segnalati interventi dei tedeschi per limitarne, diciamo, la brutalità. Questo per dare un'idea, diciamo, degli ambienti di quali noi si sta parlando. E chiaramente i partiti comunisti, diciamo, assunsero ruoli dirigenti e di governo, ma erano partiti sostanzialmente di pochi quadri che rientravano spesso dall'esilio e che pertanto, diciamo, avevano anche una difficoltà ulteriore ad avere una capacità di costruzione di un'egemonia sulla società e sulla popolazione. Ecco, io faccio questo riferimento perché obiettivamente ciò che è accaduto in Ucraina in questo periodo non può essere esclusivamente un elemento del complotto dell'imperialismo. Certo, il complotto dell'imperialismo c'è stato e non c'è bisogno, diciamo, di tante analisi sofisticate, anche guardando le trasmissioni televisive occidentali con i commenti filo manifestanti. Beh, vedere un bulldozer che va addosso alla polizia, io credo che anche, non so, il paese più democratico, più liberale, più pacifista del mondo, se uno con un bulldozer va a rompere, diciamo, lo schieramento della polizia, vede un paio di polverate in viso e renta dopo, diciamo, qualche minuto. E dunque, sul fatto che in Ucraina ci sia stata delle semplici manifestazioni di protesta, diciamo, direi addirittura basta vedere la propaganda di chi appoggiava quelle manifestazioni per vederne che non, la situazione era evidentemente totalmente diversa.
Ma al di là del complotto, al di là dell'appoggio dell'Occidente, non c'è dubbio che la situazione economica, sociale dell'Ucraina, il mito dell'Occidente, che ancora in qualche maniera sussiste in certe zone dell'Europa orientale, abbiano costituito quella miscela che ha permesso lo sviluppo degli avvenimenti, senza tener conto poi anche delle caratteristiche del governo in carica, perché è vero che di fronte ai nazisti e agli agenti dell'imperialismo occidentale Yanukovych rischia di apparire una persona seria e per bene, ma Yanukovych sostanzialmente è anche il prodotto di quella crisi identità e quella crisi morale che ha coinvolto le società delle repubbliche ex sovietiche e che ha permesso, facilitato all'imperialismo l'opera, diciamo, di penetrazione. Ma al di là di questo, che sono dati della realtà e che i comunisti prima di tutto devono, diciamo, aver presente, ed è apprezzabile il Partito Comunista dell'Ucraina in questa situazione di emergenza non abbia minimamente, diciamo, diminuito la propria critica al governo Yanukovych, nel senso di dargli le responsabilità di non solo di non aver resistito all'offensiva, diciamo, reazionaria e imperialista, ma di aver anche in parte creato le condizioni che hanno permesso l'emergere di questi personaggi. E io credo che noi dobbiamo però tener conto di un fatto fondamentale, ci riguarda direttamente non solo dal punto di vista generale ma anche particolare, ed è il fatto che sulla crisi ucraina e sulle conseguenze di quella crisi noi potremo trovarci a dover ricordare nel 100° anniversario del primo suicidio dell'Europa, quello del 1914, ecco, non vorrei nel 2014 ci fosse il colpo di grazia, perché sottovalutare la pericolosità dal punto di vista delle conseguenze militari della crisi ucraina sarebbe veramente, diciamo, da folle. Termino sul riferimento della sinistra. Prima lo surdo, che non è mai, voglio dire, particolarmente, come si può dire, moderato, ma nei confronti della sinistra italiana lo è stata, altro che subalterna. La sinistra italiana è, direi, peggio della destra, formalmente intesa. Se noi vediamo i fatti, noi vedremo che Berlusconi, il governo Berlusconi, era sicuramente meno interessato, coinvolto e spinto a partecipare in termini da ascaro, da subalterno, cioè da mercenario subalterno, alle aggressioni imperialiste in atto. Parlo della Libia, ma parlo anche della Siria. E l'aggressività dell'imperialismo è derivato anche dal fatto che in Siria, per fortuna, hanno battuto una boccata non marginale. La guerra in Siria continua, ma ormai, voglio dire, nemmeno Pippo, Pluto e Paperino possono pensare che in Siria passano, a differenza di ciò che è accaduto in Libia e in altre zone. Ecco, ma sottovalutare la possibilità di conseguenze estreme con scontri anche militari tra la Russia e la NATO in Ucraina sarebbe veramente folle. E infine credo che questa situazione attuale faccia riemergere anche delle correnti che sono profonde nella storia. Il fatto che ricordava prima lo surdo, cioè che la Germania della Merkel, così, diciamo, attenta sia nei confronti della Libia che nei confronti della Siria, sia invece stata in prima linea sulla situazione ucraina, e la Francia invece viceversa, beh, non è altro che riemergere di spinte tradizionali della marcia verso est che la Germania ha sempre, diciamo, avuto come pulsione, e l'espansionismo coloniale che è stato un elemento fondamentale della Francia post-rivoluzionaria, parlo della rivoluzione francese. E che io mi fermo qui, anche perché così, diciamo, poi sentiremo le persone che volevano intervenire
in questo dibattito.